Il sale è il figlio più umile del mare, ma è molto, molto prezioso. Il sale dona sapore alle vivande, preserva i cibi dalla corruzione. Se manca, la minestra sa di nulla. Nell'antichità il sale era più prezioso dell'oro. A Roma, per esempio, i magistrati e i soldati venivano pagati con una porzione di sale e di viveri. Da qui deriva la parola salario, come compensa a chi ha lavorato. Gesù ha detto che il sale è il segno distintivo del cristiano. Non ho detto voi siete lo zucchero della terra, ma voi siete il sale della terra, perché dovete dare sapore e saggezza. Il sale ci fa da maestro. Chi è umile, chi si perde fino a diventare invisibile, fa gustoso l'angolo del mondo in cui vive. Questo è il mio augurio. Ciao.